Notte Gialla di Gibellina, ossia Sagra del Melone Giallo. Gibellina comunque nuova amministrazione e nuovo slancio. Quali sono oggi quelle che sono le risorse di Gibellina sulla quale lei ha pianificato il suo prossimo quinquennio? Ma guardi, la caratteristica di Gibellina è chiaro che noi abbiamo un patrimonio artistico culturale importante ed è su quello, a prescindere dall'economia di base che è basata sempre un po' sull'agricoltura, ma dobbiamo necessariamente preservare e potenziare il nostro patrimonio, partendo innanzitutto forse da quello che è la nostra punta di diamante, che è il Cretto di Bur, che è la più grande opera di land art al mondo. E stiamo provando a creare un evento a settembre che conclude una mostra sui cretti di Alberto Burri, di cui quest'anno si celebra il centenario, e da lì poi questa mostra passa al Museo di New York, al Guggenheim. Quindi vogliamo approfittare anche di questa ribalta, cercando di risistemare anche tutto quello che è l'assetto viario e cercando anche proprio in questa direzione di trovare nuovi finanziamenti per poter intanto mettere in salvaguardia tutto il patrimonio che abbiamo e che va già in qualche modo sia preservato che ristrutturato per certi versi, e trovare anche nuove vie che possano aumentare questo nostro patrimonio. Stiamo facendo dei lavori al museo, per cui il museo di civico intestato a Ludovico Corrao, speriamo che a breve possa essere ristrutturato. Stiamo cercando di collaboreremo assieme con la fondazione, diciamo che cerchiamo delle sinergie in maniera tale che Gibellina possa ritornare a quel ruolo che ha avuto nel passato. Ruolo nel passato che sicuramente trae vantaggio anche dalla posizione geografica. Siamo qui nella parte alta della Valle del Belice, ma soprattutto equidistanti da due grandi poli aeroportuali, che sono quello di Palermo e quello di Trapani. Questo vi avvantaggia non poco. La situazione comunque sull'aeroporto di Trapani in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi è un po' così, un po' incerta. Sì, il ruolo chiaramente che è chiaro che dobbiamo a quello che nel passato ha fatto il senatore Ludovico Corrao, di cui godiamo diciamo della sua eredità e della quale ci assumiamo la responsabilità. È chiaro che geograficamente Gibellina è in una posizione direi ideale, è un'autostrada a 500 metri dalla città che ci permette di muoverci su tutti i versanti. E Palermo, Trapani sono raggiungibili in meno di un'ora, sia l'aeroporto di Birgi che l'aeroporto Falcone Borsellino, Segesta è a due passi, Selinunte anche, quindi diciamo che abbiamo una posizione invidiabile. Dovremmo trovare il modo che questo, assieme a tutto il patrimonio che abbiamo, veramente un patrimonio enorme, possano dare slancio davvero a questa città. Assessore, un'idea nata poche settimane addietro è già realizzata, questa notte gialla di Gibellina, Sagra del Melone Giallo. Sì, un'idea nata il 27 luglio, a appena 45 giorni dal nostro insediamento, nata dalla necessità di dover impegnare entro la fine del mese di luglio appunto le somme per via di aspetti di bilancio, siamo nel bilancio armonizzato, e quindi con le esigue risorse dedicate, appena 4.000 euro, abbiamo buttato l'idea, abbiamo trovato, individuato sul territorio un'associazione che avesse e che aveva dato segno di grande professionalità sul campo, e buttata l'idea abbiamo fatto un incontro e siamo andati in giunta e abbiamo deliberato questa manifestazione con lo scopo di dare a Gibellina visibilità su una peculiarità oltre a quella dell'arte, per cui è conosciuta ovunque, ma anche per quella della sua produzione. Nel settore primario, appunto in agricoltura, il melone assume un prodotto principe, sono 40 le famiglie che producono questo melone nel nostro territorio e quindi ci è sembrato doveroso fare una sagra con questo prodotto.
tante settimane di lavoro, tante ore questa mattina, organizzative, quegli eventi o quegli anche incidenti dell'ultimo istante, ma finalmente adesso si inizia a sorridere, ci si rilassa e ci si vuole godere questa bellissima notte gialla. Sicuramente sì, gli imprevisti non mancano mai, sono causate da tantissime cose, però questa è la nostra prima esperienza, la prima nostra uscita così al pubblico, così in maniera plateale, anche su internet, abbiamo fatto un sito, la pagina Facebook, e aspettiamo tanto ritorno. Gli errori si commettono, nella nostra prima edizione avremo modo di misurarci con i cittadini, con le attività commerciali, con le attività produttive che alcuni hanno accettato, altri no perché i tempi erano molto risicati, però sicuramente le prossime edizioni potranno avere maggiore risultato, ma già ci contentiamo. Questo è un ottimo risultato in meno di un mese di gestazione e messa in opera della manifestazione. Come ha risposto sia la cittadinanza ma anche gli imprenditori locali al vostro richiamo per questa manifestazione? Sicuramente dovranno ancora apprezzarla da qui alle prossime ore, ma già un feedback, penso l'entusiasmo ci sia stato. Ma il riscontro è stato ottimo su alcuni, diffidente su altri, devo dire ad onor del vero. Però alcuni sono mentalizzati e fanno già queste manifestazioni in altri comuni limitrofi perché hanno attività gibellina, però stanno hanno una provenienza dai comuni vicini. E loro sono stati da traino e tutte le attività che hanno partecipato, e sono tanti, gli stand sono 24, arriviamo a 32, hanno dato questa manifestazione e hanno buttato le basi, non voglio ripetermi, per far sì che le prossime saranno ancora più solidali e porteranno in sinergia gibellina anche in questa platea diversa da quello che viene riconosciuta come arte. Quindi arte, territorio e promozione, perché non vogliamo che sia una fiera del melone chiusa, che ha un inizio e una fine, chiusa questa giornata, ma vogliamo vogliamo creare un indotto che faccia sì che porti gente a Gibellina per poter gustare le prelibatezze che tutti all'inizio non pensavano che potessero riuscire a fare e che invece, come vedete girandovi in giro, andando in giro vi trovate, dalle arancine col melone alle granite, ho assaggiato cose meravigliose. E quindi la busiata, fantastico, sono contento. E allora assessore, guardi, le propongo, andiamoci a mangiare una bella granita al melone giallo, perché il sole è solleone in questo istante, ne abbiamo anche bisogno. Anche il sole ci ha aiutato, è una giornata caldissima tipica del nostro agosto siciliano. Bene, andiamo a granita. Riprende una tradizione che appartiene alla vecchia Gibellina, quella di questo Prisenti. Sì, appartiene alla vecchia Gibellina innanzitutto e poi è stata ripresa da Ludovico Corrao, ex sindaco di Gibellina, negli anni 80. Lui all'epoca invitava gli artisti che realizzavano, mandavano i disegni e le cooperative di Sarto e Gibellina realizzavano questi presenti che venivano portati in processione. Era come un dono che veniva fatto al santo, giustamente per cercare di avere qualcosa, magari anche una pioggia per l'inverno per i terreni, comunque qualcosa del genere. E quindi è stato ripreso e realizzato nuovo di sana pianta? Sì, diciamo che dopo un ventennio che non si realizzava più un Prisenti, noi quest'anno abbiamo fortemente voluto, diciamo, la ripresa. Abbiamo invitato un artista palermitano che è Gandolfo Davide, che è venuto qua, ha interagito con la popolazione, con i confratelli, con le donne, e ha cercato di, uno, ricordare
Burri nel suo centenario, ma a sua volta anche il Cretto di Burri, che per noi rappresenta, diciamo, la ferita dei gibellinesi, visto che è come un sacrario sulla vecchia città. E quindi lui, utilizzando quest'oro che nella tradizione giapponese serve, loro lo usano quando si rompe un vaso, utilizzano l'oro per ricucirlo, quindi in automatico questa cosa acquisisce del valore. E quindi quest'oro rappresenta per noi come un rimarginare la ferita che c'è stata del terremoto, e questo rappresenta la comunità che insieme riesce a rimarginare questa ferita, questa brutta tragedia che c'è stato. Il turismo a Gibellina è fatto sempre di arte, principalmente? Principalmente di arte, ma non solo, noi puntiamo a far arrivare qua della gente per quello che abbiamo, perché siamo uno dei pochi esempi di museo in plein air al mondo pure, quindi giustamente dovremmo improntarci più su questo. Abbiamo delle difficoltà, giustamente, sono delle difficoltà della provincia, però ci stiamo impegnando per cercare di portare più flusso possibile. Giovane assessore al turismo, una carica pesante comunque. Certo, una bella scommessa, diciamo, da parte mia. Dopo anni di vissuto a Roma, ritorno e cerco di dare un pochettino la mia esperienza a Gibellina. E poi una bella cosa, no? Bella sentita pure, soprattutto. Arte, arte e sempre arte a Gibellina, scorci della cittadina che sono rappresentati su tela da chi Gibellina forse l'ha lasciata qualche tempo addietro, sì. Ritorna, ma comunque vuole lasciare questa volta lui il suo segno per la città. È da circa 30 anni che manco da qui, diciamo, però cioè che il mio cuore è sempre qui a Gibellina. E sto facendo qualcosa, ho fatto qualcosa per Gibellina, in poche parole, cioè, ho voluto esporre questa mostra con grande onore che mi ha dato sia il sindaco sia l'assessore Peppe Zum, esatto. Qual è il filo conduttore della mostra pure? Guarda, il filo conduttore è rappresentato dalla storia Gibellina e poi delle altre figure come voi guardate sono rappresentate dall'immagine un pochettino strane dette coffe che fuori escono qualcosa, diciamo, da quell'immagine, da quelle che dipinto. Gibellina non solo città di arte ma anche di artisti a questo punto, non debbono venire da fuori. Gibellina, noi ci apriamo sempre, diciamo, agli artisti, soprattutto a quelli del territorio, perché è giusto che vengano valorizzati. Soprattutto Salvatore rappresenta pure il simbolo di Gibellina, che potrebbe essere la stella, come altri elementi che lui inserisce giustamente da quello che ha provato negli anni, giustamente vivendolo, ora lui lo trasferisce nella tela e quindi noi siamo aperti a tutte queste belle cose, queste realtà artistiche. Notte gialla di Gibellina, sagra del melone giallo, dal melone giallo si possono ottenere tante prelibatezze come questa, in questa grandissima padella, una signora naturalmente con maglietta gialla e stivaletto giallo abbinato naturalmente, no? Se fosse stata la sagra dell'anguria sarebbe stato tutto rosso. Allora, cosa stiamo preparando? Melone all'agrodolce. Melone all'agrodolce. Ma non è la prima volta che lo prepara? Sì, la prima volta. Ah, è la prima volta? Non l'ha mai assaggiato? Sì. Ah sì, comunque l'ha assaggiato. E quindi come si prepara? Cipolla, prima si soffrigge la cipolla, poi si ci mette lo zucchero, il sale, l'aceto, poi si cucina il melone a parte. E poi si amalgama tutto con... Come fa a cucinare il melone? Lo bolle o cosa? Il melone si cucina con la sua stessa acqua, si fa evaporare un po' l'acqua e poi alla fine si ci mette un po' di sale, un po' di zucchero e un po' d'aceto. Bene, noi aspetteremo naturalmente che il tutto sia pronto per assaggiarlo. Nel frattempo segnatevi la ricetta della signora... Antonella. Della signora Antonella e provateci anche voi da casa. Questo melone giallo in agrodolce. Oh,
Lotta Gialla, Gibellina in diretta su RCV Radio Network. Intanto il nostro saluto a chi è già qua. Bentrovati, benvenuti, buon divertimento, godetevi questa festa, godetevi la serata insieme a noi, insieme a tutto quello che c'è da fare, da vedere, da degustare durante queste ore che trascorreremo insieme. C'è la coppia verde Asaro intanto impegnata nella gara con Cariola, lancio di Menone Giallo e Gincana. È giusto tentare di farlo sul serio, Siamo nello stand dei produttori, l'associazione produttori del melone giallo di Gibellina. Siamo qui con il signor Gianni, mi è caduto l'occhio su questo, che sono due meloni quelli là, signor Gianni, sono due meloni, è venuto troppo bene. Allora, questo melone giallo di Gibellina, perché è così buono, perché è così particolare, così speciale? Perché i nostri terreni portano un gusto particolare, sono ricchi di potassio, sono terreni argillosi e fanno sì che il prodotto viene di qualità veramente eccellente. C'è un grado zuccherino veramente elevato. Quindi è un prodotto, un retrogusto dolce. Un gusto dolce e apprezzato da tutti. Quanto si stima la produzione di melone giallo per stagione a Gibellina? Parecchie tonnellate, sì, penso. Sì, a Gibellina penso ci siano almeno un 400 ettari coltivate a melone giallo. Melone giallo, però dunque saranno intorno a 80.000 quintali di melone. 80.000 quintali di melone? Approssimativamente, sì. Quindi sono veramente... Sono molti a coltivarlo, è da tanto tempo anche, da tanti anni. Quanti siete più o meno? Io sono una quarantina di produttori. 50, sì, una quarantina, 50 sì, produttori, più o meno, sì. Naturalmente melone che poi prende le vie non solo della Sicilia, ma anche fuori dalla Sicilia. No, sì, dalla Sicilia solo, perché appunto le produzioni sono alte, dunque... In tutta Italia, forse anche all'estero va a finire una piccola quantità sicuramente. Bene, c'è un futuro per il melone di Gibellina? Speriamo. Speriamo. Voi lo coltivate? Noi ce lo auguriamo che vada bene, perché è una fonte di reddito per molti, è un sostentamento. Ci sono famiglie che hanno il loro sostentamento solamente sul melone giallo? Solamente sul melone giallo no, però fa parte, una parte integrante del reddito, importante. Diciamo, usando la terminologia, una grossa fetta di melone giallo le aiuta? Aiuta, sì, senz'altro, sì, sì. Una manifestazione come questa, per la prima volta una notte gialla dedicata al colore del frutto in questione, ma soprattutto la sagra del melone giallo, ha uno spirito importante, ha un valore importante per voi per valorizzare e pubblicizzare il prodotto. E farci conoscere, perché veramente il nostro prodotto è di qualità veramente superiore, non che lo diciamo noi magari perché lo produciamo, ma è la realtà, chiunque lo assaggia, chiunque vede che la nostra qualità non è uguale agli altri, anche se gli altri riescono a fare pure un prodotto buono, però il nostro è sicuramente superiore. Beh, ci saranno persone come me che grazie a questa sagra hanno scoperto, no ancora adesso lo assaggiamo, adesso andiamo a assaggiare, hanno scoperto che qui c'è il melone giallo a Gibellina, perché è un nome, cioè il melone giallo si unisce magari ad altre località, non siamo naturalmente qua a dire quali, però adesso sappiamo che anche a Gibellina c'è il melone giallo. Sì, sì, sicuramente. E il signor Gianni ci garantisce pure che ha un ottimo gusto. Sì, signora, potete provare. Beh, bello, garantisce? Assolutamente, sì. Assolutamente, non solo la figura ma anche una voce da TV. Potete provarlo e giudicate voi stessi. Andiamo a provare insieme questo melone giallo di Gibellina. Notte gialla di Gibellina, sagra del melone giallo, come si fa a unire il melone giallo alla salsiccia? Ce lo dice Peppe. Allora, noi come ti stavo dicendo abbiamo provato diverse volte per vedere la combinazione migliore finché l'abbiamo trovata facendo assaggiare pure ai nostri clienti, perché abbiamo oltre alla macelleria abbiamo una gastronomia, l'abbiamo cucinata e a pezzettini l'abbiamo fatto assaggiare. Abbiamo messo anche dell'erba cipollina per dare un sapore migliore.
diciamo. E quindi praticamente il melone giallo entra dentro la salsiccia. La salsiccia, abbiamo fatto pure l'hamburger al melone, abbiamo fatto pure lo spiedino di specchio e melone, che lo andiamo a rappresentare pure, purtroppo con questo caldo ci viene un po' difficile presentarlo. Abbiamo fatto gli involtini Filadelfia, melone e prosciutto cotto, abbiamo fatto l'insalata di riso sempre con il melone giallo, quindi diciamo che è un'ottima riuscita. Beh, quindi a testimonianza che il melone giallo non va gustato soltanto come frutto, esatto, di fine pasto o con la macedonia, con la mentuccia e il limone, bensì può essere usare come primi piatti, come secondi, sia per dessert, diciamo si sposa con tutto, sì. Bene, allora aspettiamo. Più di 100 anni abbiamo anche scoperto questa del melone, che è naturalmente magari una caratteristica unica in Italia e forse anche non solo. E allora aspettiamo che cali un po' il sole, si rinfreschi l'aria e poi verremo ad assaggiare questi spiedini al melone giallo. Con piacere, con piacere. Tanti prodotti tipici della Valle del Belice, oggi siamo qua per riscoprire, veramente riscoprire il melone giallo, che è passato forse un po' nel dimenticatoio, forse mai è stato così tanto valorizzato a Gibellina, ma la Valle del Belice è soprattutto famosa per la produzione di latte e quindi anche di formaggio. E la vostra ditta ormai è a capo di questa tradizione del formaggio nella valle. Noi praticamente quest'anno è il 20° anno che festeggiamo l'attività dell'azienda, proprio siamo nati nel 1995 e quest'anno abbiamo avuto praticamente il privilegio di essere invitati da questa bellissima saga che si sta svolgendo in questo territorio e stiamo proponendo tutte le nostre novità. Noi, a differenza di molte altre caseifici, stiamo presentando molti prodotti antichi che si usavano nell'antichità, stiamo facendo un po' di revival delle vecchie tradizioni, tipo il cacio bufalo, le novità di caprine che stiamo presentando adesso, stiamo facendo anche dei formaggi di vacca, miste, pecore. Insomma, tutte queste novità ci stanno permettendo oggi di stare sul mercato e di prendere più quote di mercato. Ecco la differenza che noi stiamo facendo oggi. Quindi possiamo dire che il futuro sta sempre nel passato, cioè riscoprire, soprattutto rivalorizzare quelle sono le tradizioni senza inventarsi nulla di nuovo. No, assolutamente. Tutte vecchie ricette che noi giustamente un po' di fantasia e poi tu esce fuori un formaggio che magari neanche ti immagini che possa avere queste caratteristiche particolari che possa piacere alla gente. Ci sono persone che piace, persone che non piace e poi alla fine sono gusti. L'importante è offrire poi un ampio ventaglio di gusti in modo tale da accontentare tutti. Lavoriamo nel nostro caseificio, tutte queste novità le facciamo noi e lavoriamo più di 40 referenze, cioè fare oggi in un caseificio di latte di pecora, ora anche di vacca e di capra, fare 40 referenze non è una cosa comune, mi sembra, e noi ci riusciamo abbastanza bene. Perfetto, allora buona produzione e chissà, magari un futuro nascerà qualcosa con il melone giallo? Sicuramente, faremo un formaggio al melone, è già in programma. Ci vediamo, buon lavoro. Volevo innanzitutto ringraziare tutti i gibellinesi, ma anche coloro che verranno a questo grande evento, e inizio proprio con il pensiero al Signore, perché possa essere di aiuto a quanti hanno preparato con gioia e con amore questo momento per la città, ma anche per tutti i paesi vicini. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Grazie, un applauso a Don Rino che ci ha appena detto tutti quanti, quindi dovrebbe andare bene. Adesso invece la parola al sindaco Salvatore Sutera, che ho conosciuto questa sera tra l'altro. Ma io prima di iniziare a parlare della sagra volevo innanzitutto ringraziare Padre Fino per questi 9 anni che ha speso a Gibellina, che si è dedicato a Gibellina, che ci ha arricchito. Avremo modo sicuramente di farlo in un'altra occasione prima che lui vada via. E nello stesso tempo, nello stesso momento volevo portare il messaggio dell'arciprete Cipri, del padre Cipri, che sarà il suo sostituto, che ieri sera mi ha chiamato e mi ha pregato di mandare questo messaggio ai gibellinesi. Se permettete lo leggo. Prego. Carissimi, fin dal primo momento in cui il Vescovo mi ha chiesto la disponibilità di essere con voi a Gibellina, ho subito fatto spazio nel mio cuore di sacerdote a tutti voi. Fin da adesso il mio pensiero è rivolto a voi e desidero manifestarvi il desiderio di servirvi con tutte le mie forze sulla scia di Padre Pietro in Cirillo
e padre Rino Randazzo, a cui va la mia personale stima e gratitudine. Un applauso ancora una volta per Don Rino. Intanto andiamo avanti, ringraziamo intanto gli organizzatori di questa bellissima manifestazione. Ringraziamo Davide Testa, Nicola Cardo, Salvatore Casciotta, Desiree Giancana, l'associazione del distretto Belice, l'amministrazione comunale e naturalmente te, sindaco. Non può mancare questa leccata finale, ci vuole, figuriamoci. Adesso invece avremo ancora altri 10 minuti per parlare di Slow Food, Presidio Slow Food, grazie a chi si trova con noi, proprio li facciamo accomodare con un applauso. Intanto io li annuncio, sono il dottor Franco Sacca, segretario della condotta Slow Food di Trapani, responsabile dei presidi dell'aglio rosso di Nubia e delle saline artigianali di Trapani, nonché del bianco, eccolo là, Maurizio Artusi, che ha pubblicato sul suo sito un sacco di cose buone, www.cucinartusi.it. Le valigie, chiudi le luci di casa, coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, non c'è niente di più vero che un miraggio, per quanta strada ancora c'è da fare. Maestro, cosa sta facendo? Allora, questo di qua di solito è una cultura thailandese, questo qua si chiama intaglio, questo si chiama l'intaglia S, che questo di qua in Thailandia è proprio una vera e propria religione, non è tanto per fare, è una cosa che loro fanno, tutte le famiglie, e vanno a donare i loro dei. E lo fanno sempre sul melone giallo? No, lo fanno su qualsiasi tipo di frutta, ma visto siamo all'occasione, siamo qui a Gibellina per la saga del melone giallo. E il melone giallo si presta anche a questo. Benissimo, perché la polpa è abbastanza soda e i disegni vengono ottimi, come potete ben vedere. E che strumento sta utilizzando per intagliare? Si chiamano stiletti thailandesi, che sono praticamente la stessa lama della spada samurai, per capirci meglio. Della katana? Sì, che praticamente diciamo non hanno bisogno di affilature, sono sempre ben affilati. È uno strumento che quindi si presta bene per un lavoro, diciamo, minuzioso e di precisione pure. Precisione, perché è abbastanza sottile e abbastanza flessibile, come potete vedere. E quindi uno può girare, fare le curve, fare come vuole. Come nasce questa passione per questi culti thailandesi? Allora, facendo come mestiere il chef di cucina, bisogna abbellire pure i tavoli di buffet o i piatti stessi. E quindi diciamo, ho visto le prime foto 20 anni fa e mi ci sono appassionato e da allora mi ci sono dedicato. Busiate con il melone giallo come ingrediente, che si sposa con tutti gli altri. Quali sono gli altri ingredienti, chef Angelo? Sono salsiccia, specchio affumicato, radicchio, rugola e pomodorino datterino. Una ricetta bella, sì, realtà, sostanziosa, sì, questa qui. Mettere questa erba amare per andare a coprire il gusto del melone. Dolce, che è molto dolce, te ne dice una busiata a gelato, no, non potrebbe essere. Mi hanno parlato che queste busiate sono buone e poi più tardi all'ora di cena vengo a cenare qui. A disposizione. Ma mangio nella maida con una forchetta o mi dai il piattino? C'è pure la maida. C'è pure la maida. Come bene. Vuole. Bene, allora verremo a assaggiare le busiate, le busiate che si chiamano Orizzonti Gialli, dello chef Angelo qua a Gibellina. Notte Gialla di Gibellina è la sagra del melone giallo, il melone giallo è protagonista, lo abbiamo già visto nelle busiate, l'abbiamo visto nella granita, adesso dove lo vediamo, Vito? Lo vediamo nella sangria, noi l'abbiamo preparato con un vino bianco tipico locale, un grillo, poi abbiamo aggiunto la vaniglia, abbiamo aggiunto i chiodi di garofano e abbiamo aggiunto anche la cannella. Poi i pezzi di mela perché servono a tirare via un po' di aspro e poi tanto tanto melone giallo di Gibellina, e per fare questa decorazione arancia e limone. È freschissima, se vuoi te la faccio assaggiare. Ma certamente non posso tirarmi indietro da un invito del genere, perché appunto, come vedete nelle immagini, l'aspetto già è molto invitante. Adesso vediamo anche perché il grillo comunque è abbastanza robusto pure come vino, quindi adesso te l'ho fatto diventare dolcissimo, vedi un po'? Vediamo un po', cambiato. assaggio in TV, roba che non si dovrebbe fare ma la facciamo. Buonissimo, dissetante e fresco. È vero che è dissetante e fresco? Dissetante, molto fresco, un modo di utilizzare il melone d'estate.
buon lavoro e complimenti per la ricetta. Noi ci prepariamo per la festa di stanotte. Are you listening? Damn. Gualteri ha iniziato il suo lavoro da body painter, la modella bellissima davanti a lei, e alla fine cosa uscirà fuori? Uscirà fuori un lavoro basato su un volto che interpreta l'estate con i fiori sulla testa, verranno dei fiori, questi fiori saranno appoggiati sulla fronte. Che verranno quindi sulla fronte del volto, che sarà sul bacino quindi della modella, giallo come il melone giallo di Gibellina. Esattamente, sì. Come si chiama la modella? Sofia. Sofia, buon lavoro. Grazie. Sì, grazie, buon pomeriggio e benvenuti in questa piazza splendida. Io vi annuncio già da ora che qui a Gibellina sono tutti molto generosi. Pensate, gli applausi sono assolutamente gratuiti, compresi nello spettacolo, potete farne quanti volete. E allora, chi siamo noi con questo look stravagante? Noi siamo Malaluna. Malaluna era la maledizione che fu fatta a Zagaria da una strega che si chiamava Malaluna ed era tutta ricoperta di stracci. Ma io questi ragazzi voglio presentarveli uno per uno. Intanto vi invito a mettervi in piedi e a inchinarvi al vostro pubblico. Allora, abbiamo, signori, a partire dalla mia sinistra, abbiamo un Finoliggio. Guardate come è vestito, è Finoliggio, però quando suona Sant'Aria come un grillo, ve lo posso assicurare. Giuseppe Miranda, qui abbiamo Lidia, che è buona di fare media. Qua ci abbiamo Melinda, è bella, ma ha funzionato come una tenda. E qui abbiamo, non mi sono scordata nessuno, giusto? Ah no, Niculino! Dovete sapere che Culicchio è così fortunato, quasi carico panare a moggio, esce con Calamaricchio! Va bene, io mi siedo perché tutti sanno che io sono la Malaluna per gli amici Santa. Ci credete? Mi chiamo pure di Natale di cognome, e questo è il problema. Grazie, il mio numero di telefono termina per 25, ma se vuole contattare i remarci sono momentaneamente assenti. Ora noi, a me piace questo, questo lo tireremo sul palco tra un po'. Entriamo nel merito di questo spettacolo che si intitola Canti e punti da nanna. Canti e punti da nanna nasce da un'esigenza, l'esigenza di recuperare la nanna ormai scomparsa. No! Io parlavo della nanna, la nanna come figura. Noi stiamo recuperando la nanna come figura. Ah, che ne vuoi sapere? Tu mica sei studiata come a me? Se, vabbè. Ora vi scoppolo. Ma voi li sentite? Perché io cacapo mi sento. Voi li sentite? Sì? Meno male. Allora, dunque io adesso vi devo spiegare che la nonna ha preso il posto della nanna. Ti cancia tutto. Aspetta, vi faccio un esempio. Ci sono nanne tra di voi? Ci sono nanne? Nanne?
No, la signora lì, la signora con vestito zebrato vive. Picchi lei nanna, lei è nonna. E lo sa perché? Perché è tutta acciugata. La differenza tra la nonna e la nanna è questa, la nonna è tutta acciugata. La nonna, lei per favore ora non interviene, grazie. La nonna è tutta acciugata, la nonna si fa la nonna balla, balla nel cupo e diventa la favolosa cupista. Menanna l'unico cupo che conosceva era un dado, come se vanno pruoro, poteva ballare il capodanno. Poi la nanna c'aveva un bello prendisole a fantasia al Piero Martino. Sì, al Piero Martino, solo che i testi geografici erano a macchia rulanti, di taro caffè, a macchia rusucu, a candeggina. A candeggina, la nanna, signori miei, si diceva un rosario. Ma non che coroncina di Swarovski chi da chi usano ora. Se me nanna usava a comune chi da chi c'è chi tiede. Guardate com'è discreta. Perché tra un padre nostro e un'Ave Maria ci ha scritto avanti al suo nipote mai stato. Tu, ogni passo per pizza. Avevo provato. No, grazie. Ma soprattutto la nanna era meticolosa. Voi l'avete aperto un cascione della nanna? Mai. Il mare, calmo, piatto, l'avete aprito un casciune mio, un tsunami, che i pesci possono risultare, no, non ci posso garantire, non sto scherzando, ma soprattutto signori, la meticolosità della nanna arrivava a livelli morbosi, mia nanna una volta ha cucinato un piatto di paese che sparacede, ha cominciato a puliziare alle 9 mattina, mangiamo il pomeriggio. Perché ti si parla bene, chi da tenere e chi da moda. Arrivo scienziato, chi da tenere e chi da moda. Capisci una stessa cosa, Nicolino? Zitto, cretino! Meschino! Mi piace, perché tocca ci stava proprio bene. E comunque c'è da dire che la nanna era femmina onesta. Con la nanna non si segnava le picchi metà di all'aria. Con la nanna non si doveva parlare di escere. Di uscire. Insomma, da papà che si rincia. Volevamo fare una prova. Sì, a me nanna ci diceva, nanna, chi stava a gatto d'occhio? Entrata. Un aggi. Sì, signora, che ci piace? Sempre da testo pienso. Scusa, signor Fonico, c'è una signora che vuole parlare, mi ha detto che sono svintata. Diamogli la voce perché un mapare giù. Ma perché, signora, un minuto, faccio parlare avanza a tutti perché un mapare giù, no? Io niente, dice, quando vieni a cattere sono d'odio. E lei mi disse svintata. Perché sono svintata? Perché un funzionario ti dà lì. Eppure tutta la voce, canne l'occhio che ti fanno una... Aver ragione, signore! Avete ragione, una per ragione, aver ragione. Allora che fa? Visto che ho puttunato il mascolo, mi va a catto nuovo a nazza pippina la via la spina? Come? Ti disse un esce, io mi ti stocco! Ma perché, signora, mi vuole stoccare ambi? Che cosa pigli io? A pigliare tutto il pettone del Luzzo Pezzi? Cosa hanno tutte cate l'occhio fino? Avete ragione, signora, allora che faccio? Ma faccio un balcone e chiamaci Giunzi e ci dico, la facete voi a spisa, se no carri siamo leone? Tale che è spedito, mi sa sto pezzo tenso. Arriva te tanto. Ma perché, signora? Ti piace Giunzi, sono puro mascole. Sbottola! Capì? Che esisteva una regione di confine, a me casa era Sicilia, fuori da me casa c'era la regione di Buttania. Non mi credete, signora, lei ride, venisse con me a cacciapulti, venisse con me. Nella regione di Buttania ogni pensiero passa e se ne va pur la smania. Popolata di svintati, femmine persi, meretrici, no signore, in questa terra dove sono a chiedergli così sporchi fa, ma mai li dici? Ci trovi lo fiducio di Bucca,
tutta schifiolata e poi si mangia pure la vacca. E Cudilau ci si fa meraviglia e poi i film di Nenti, l'arte e mantenuti, ci lamenta famiglia. Tu pensa che l'arte non può essere un ciamaglio, che con fa musica si diverti, la gonna rapi e poi fa a cupicchio picchio. Mischini, mischineggi, dalla puttana amore ne si sentono pure peggio. Non capiscono la musica che ti l'anima bene. Niente sente, arraggiate pure per le minime pene, mentre tu canta e suona, con il cuore talia la vita, pure quando è brutta, ci pare buono. E allora credimi, a te non ti schifio, povero figlio, ma cantando e suonando, ti lo voglio dare un consiglio, pure chi si sdignato, fa buttare l'assa, e dico mia, a palla, a divertiti, che con la musica pure la tornaggia passa. Esibizione, cantastorie dei giorni nostri, in siciliano, la nanna protagonista, e tutti abbiamo avuto almeno due nanne nella nostra vita. Assolutamente sì, noi non siamo cantastorie, siamo cuntastorie. Cuntastorie. Cuntastorie, c'è cioè una differenza concettuale, che è la stessa differenza che c'è tra la nonna e la nanna. Quindi... Spieghiamola, tu prima me l'hai spiegato, prima dello spettacolo, adesso la comprendo un po' di più, ma... Chi ci segue naturalmente vorrà sapere. È un mettere a confronto due mondi che non sono poi così distanti in lasso di tempo, ossia circa in un trentennio sono cambiate veramente tutti i nuovi mezzi di comunicazione, per cui chi veniva, che ne so, dagli anni 40, dagli anni 50, si è ritrovata ad essere investita da questa marea di mezzi di comunicazione, internet, chat, giochi di ruolo, PlayStation, telefonini, tablet, che hanno un po' mandato nel pallone quello che erano gli insegnamenti dei anni, la saggezza popolare che veniva tramandata oralmente. Adesso si trova tutto su internet e quindi si è perso il gusto del contatto umano, e quindi noi in maniera scanzonata, un po' giocandoci, scherzando, abbiamo cercato di dare questo messaggio, l'importanza di ritrovare con questa musica dei giorni nostri, ecco, l'importanza di ritrovare il contatto umano, la bellezza del cunto, la nanna che ti cuntava e tu da bambina ascoltavi per il gusto di ascoltare. Perfetto, no, io continuo ad ascoltarti, nel frattempo cerco di inquadrare gli occhi del fonico, ma naturalmente l'hanno capito, grazie tante ragazzi, grazie. Allora, come nascono i Malaluna? I Malaluna nascono per caso. Io ho letto di una leggenda, la maledizione che fu mandata su Zaccaria da un'omonima strega che si chiamava Malaluna ed era ricoperta solo di stracci. Questa cosa mi ha proprio sguinzagliato la fantasia. Prima sono nati i cunti della nanna, che io ho scritto pensando alle cose che raccontava, divertendoci tantissimo la mia nanna, e poi ho trovato questi quattro pazzi disposti a seguirmi in questa follia totale che abbiamo montato circa in 10 giorni, ci hanno creduto tutti, hanno detto che andiamoci, giovani e meno giovani, perché ci sono ragazzini, la fisarmonicista, la chitarrista ha 19 anni,
quindi è completamente immersa in questo tempo, eppure ci ha seguito felicemente ed è nato questo quintetto di Cuntastorie che speriamo possa andare lontano. Li vogliamo nominare? Assolutamente sì, Melinda, Giuseppe, Lidia e Nicola. Ecco, questo qua è il contetto dei Malaluna. In bocca al lupo e speriamo di rincontrarci in tante altre piazze, in tanti altri soprattutto teatri dove magari l'essenza del vostro messaggio si può carpire ancora meglio. Grazie a te, perché tu non lo sai, ma anche tu fai i conti. Io faccio i conti ogni notte praticamente. Ciao. Grazie per il contatto umano. Visto le immagini, una coppia di ballerini eccezionali, campioni, possiamo anche dirlo, Sara Messina Danaro da questa parte e Mario Cecinati alla mia sinistra, ha visto, l'ho ricordato bene. Allora, avete elogiato praticamente questa grande piazza con la vostra esibizione che è frutto di un grande lavoro presso anche la vostra scuola di ballo. Sì, sì, un frutto di molti sacrifici e siamo felici di essere venuti questa sera qua a ballare per questa sagra, molto bella, molta gente, e molto caloroso anche il pubblico, sono molto contenta. Contentissima, non so se l'hai sentita per la musica, te lo dico io, contentissima per essere qui questa sera. Tu da ballerino, ti faccio una domanda tecnica, dicono che l'uomo guida, ma la donna deve lasciarsi far guidare però, no? C'è un trucco anche lì. Certo, certo, ci sono comunque duri allenamenti, duri sacrifici per poter poi ottenere il risultato migliore. Non ti è mai capitato di ballare con una ballerina e non vedere l'ora che finisse quella canzone, dice sto pezzo di legno, ma da dove è venuta? Oddio, ogni volta diciamo che ce la metto tutta che non succeda. Però poi capita anche ai campioni, capita agli artisti, capita a noi, capita un po' tutti. L'importante, come dico sempre, è mascherare l'errore per essere al 100% della tua forma di fronte a un pubblico che tu ti possa trovare. Certo, naturalmente qua stiamo parlando di grandi platee alle quali siete voi abituati.
il messaggio deve arrivare anche alla casalinga, ecco, chiamiamola proprio per nome, la casalinga che va a ballare il sabato sera. Un consiglio quindi agli uomini l'abbiamo dato da parte di Mario, invece un consiglio alle donne ballerine quando vanno a ballare, tu cosa ti senti di dirgli? Vabbè, innanzitutto dico che il ballo non è solamente agonismo ma è anche puro divertimento, quindi invito a tutte le signore di tutte le età a far parte di questo mondo, perché è veramente un mondo speciale, dico io, perché dimentichi tutto, dimentichi tutti i problemi e sei felice. Chiusura di questa notte gialla di Gibellina, di questa sagra dedicata al melone giallo, naturalmente il patrocinio dell'amministrazione, il sindaco in testa, ma la realizzazione è tutta stata affidata a questa associazione, i cui tre principali rappresentanti sono intorno a me, ossia Distretto Belice, il presidente Davide Testa. Un'altra manifestazione da voi organizzata, un altro successo potrei dire. Siamo fortunati, non so che dire, ma pare che la prima volta uno immagina una fortuna, la seconda volta cominci a capire che magari ci sono delle regole anche per organizzare degli eventi. Di fatto in un anno e mezzo siamo arrivati al nostro 16° evento e la città sta testimoniando che probabilmente abbiamo imparato a valorizzare il nostro territorio attraverso queste forme. Desiree Giancana, vicepresidente, tutto preparato in meno di un mese, la buona riuscita comunque è la testimonianza dell'ottimo lavoro svolto. Penso proprio di sì, penso che l'unione fa la forza. Noi abbiamo avuto la possibilità di lavorare in un mese, instancabili, soprattutto Davide, devo dire, veramente ci ha trascinato con un enorme successo. E per finire il terzo, colui che non vorrebbe parlare ma qualcosa la deve dire per testimoniare la sua presenza, è vivo. Sì, ma non è il terzo, il livello di associazione Distretto Bellice è proprio questo. Il terzo di questi tre, okay, che sto intervistando naturalmente, altrimenti sarebbe troppo lungo intervistare tutti quanti. Nicola, ti sei dedicato alla grafica, il sito è nato, tutta la comunicazione anche attraverso, comunicazione curata da Desiree ma poi veicolata attraverso il vostro portale, ripetiamolo, DB Talk. Anche lì un lavoro di immagine che deve essere affinato a causa anche del breve tempo a disposizione. Sì, però diciamo anche se c'è poco tempo è il nostro mestiere, lo facciamo diciamo come si deve fare, anche con pochissimo tempo. Anche in pochissimo tempo i risultati arrivano. Davide, l'ultima battuta in chiusura, un pensiero, non so se vuoi ringraziare qualcuno, chi ha aiutato, a parte naturalmente voi tre del Distretto Belice, ma anche qualcun altro. Sarebbe, come dicevi poc'anzi, una lista troppo lunga e importante. La voglio riassumere semplicemente attraverso diciamo, due stereotipi, due rappresentanze massimali. L'amministrazione, con tutte le persone che comporta, la nuova amministrazione Sutera, che ha creduto nella nostra proposta, nel nostro progetto, e la città di Gibellina, tutta, che si è resa conto che si può sognare, si può vivere anche attraverso il proprio territorio senza bisogno di andare via da questa Sicilia, perché abbiamo tanto da dare, tanto da offrire, dobbiamo semplicemente crederci. Noi ci abbiamo creduto tutti assieme e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il sindaco Salvatore Sutera, poi ecco, abbiamo gli artisti che si avvicinano, li invito ad avvicinarsi sul fronte del palco per far vedere, ancora più vicini, prego, per far vedere le loro creazioni che sono davvero molto belle, devo dire. Cosa rappresentano? Io piano piano, intanto il nome,
Io mi chiamo Giovanni Di Bella, faccio parte dell'associazione Risto World e tutto il gruppo presente questa sera fa parte di questa associazione. Siamo il gruppo in taglio Thai di Risto World Italy. Siamo felicissimi intanto di essere qui e dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco in prima persona, perché ci hanno dato questa opportunità. Ma soprattutto dobbiamo ringraziare la cittadinanza che stasera ci ha fatto sentire a casa con il loro calore, la loro simpatia, i complimenti che ci sono stati fatti durante tutta l'intera giornata e l'attenzione che hanno dimostrato il nostro popolo. Grazie di cuore. Cosa rappresentano questi ringraziamenti? Questi sono i tagli thailandesi. Questo alla mia sinistra rappresenta un rosone arabesco con degli scudi medievali intagliati al centro. Gli scudi, con questo intaglio che si chiama intaglio Thai al meritato, rappresenta quello scudo che veniva utilizzato per smorzare la capacità che avevano le frecce di trafiggere chi lo portava. Addirittura. Quest'altro invece è un piccolo rosone, sempre un arabesco, che rappresenta al centro una sorta di fiore che veniva utilizzato dai thailandesi durante le loro feste. Come vedete è circondato da tutta una serie di altre piccoli diritti ed arabeschi vari che costituiscono gli elementi decorativi di tutto il meloneggiare. Grazie. Passiamo al secondo. Bravo. Non in... attenzione, non stiamo facendo la premiazione. Il secondo intervistato. Gino Manzueto da Trapani, e questo è una rosa thailandese. Un'altra rosa? La Thailandia è la grande, va? La Thailandia è la madre di questa scultura. È nata pensate, nel lontano 1364, quindi ha almeno 7 secoli di vita. Ha studiato. Poi è stata importata in Italia, guardata, rivisitata, copiata, ingentilita e trasformata in arte. Pensate che i più grandi campioni del mondo sono italiani dell'arte thailandese. Ecco, bravo. Terzo, ma solo in ordine di apparizione. Salve a tutti, mi chiamo Filippo Maniglia, la gibellina, le mie opere sono in stile thailandese, tutto qua. Anche questo thailandese? Tutto thailandese. Tutto thailandese. Sindaco, tieni il microfono. Io aspetto notizie dal comitato, però no, volevo dire una cosa. Ho avuto il piacere di passare qualche minuto assieme a loro e ho capito proprio la passione con la quale, perché solo per passione che stanno facendo questo. Il professore mi diceva che viene da Enna e faceva il preside e questa cosa la fa da alcuni anni, cioè per passione, per cui va girando tutta la Sicilia per portare in giro questa sua passione. Ma questo vale per tutti, anche per me. Affascinante e raffinata d'arte. Il confronto tra la giuria anonima che girava e valutava tutto quanto ha portato tutti, abbiamo condiviso con il sindaco che ha avuto il piacere di lasciarmi l'annuncio rispetto a un cambiamento di programma, ovvero secondo noi gli artisti sono veramente tutti straordinari allo stesso livello e meritano necessariamente un ex aequo, quindi tutti primi classificati. Volevamo simbolicamente le nostre opere, signor sindaco, per l'assessore credo alla cultura, allo sport e allo spettacolo. E tutto il resto è rimasto sui tavoli per la città dell'arte. E una cosa, il nostro impegno non finisce qui. Ho già detto al signor sindaco che se vuole l'anno 21 saremo ancora assieme a voi. Grazie. Noi volevamo quindi simbolicamente consegnare anche un ricordo a nome della città agli incisori, agli artisti incisori e creativi. Consegneremo loro chiediamo
al signor sindaco, proprio di cui il patrocinio dell'evento, la volontà dell'evento ha reso possibile la realizzazione dello stesso, di consegnare simbolicamente un ricordo anche a ognuno di loro. Signor sindaco, grazie. Sono contento dell'esito di questo concorso, che poi, come diceva il professore, era qualcosa che li accomuna piuttosto che per delida, quindi non era assolutamente una gara, e quindi ho il piacere di dare a tutti quanti questo premio, che è spesso, quindi siete arrivati tutti primi, e quindi devo dire che anche stasera tutti i gibellinesi hanno vinto il primo premio, ecco perché la riuscita di questa festa credo che valga allo stesso modo. Facciamo un altro applauso ai vincitori, dato che sono stati tutti ex aequo, tutti i primi, un grosso applauso, dai, facciamo sentire il canone. Anche il pubblico. Scusa, a nome di Giorgio Golino e Benedetto Priolo, che sono dovuti partire molto prima, perché mentre, pur essendo io di Enna come loro, non rientro ad Enna, ma rientrerò e mi fermerò a Palermo, loro debbono arrivare a Enna, 3 ore e mezzo di strada piena e ricca di pericoli durante la traversata, scusatemi se la chiamo traversata, perché sapete che l'autostrada per Enna è interrotta. Ringraziamo ancora una volta i partecipanti a questa manifestazione, sono stati premiati, adesso Sara Messina Denaro sul palco con di Gibellina che si sono esibiti. Sono stati davvero bravissimi, ecco. Sono stati acclamati da voi, devo dire che è stata gradita la loro performance. Sara, da quanto tempo fai questo hobby? Ormai non si può chiamare più hobby. Non è hobby, adesso ormai è lavoro, comunque da quando avevo 6 anni. Non diciamo la tua età, ma penso che saranno almeno 30 anni che lo fai, no? Scherziamo. 20 anni. Poi 20. Sì, molto sì. Ok, 20 anni, dai. Esperienza ventenne per Sara, un applauso. E tu? Lo stesso. Io non sono siciliano, io sono pugliese. Ma hai imparato la lingua siciliana? Perché la nostra è una lingua, non è un dialetto. Magari parlarlano, però capisco tutto adesso. Adesso il prossimo passo sarà quello di cominciare a parlarla. Iniziamo a parlarla. Bravo. Vogliamo dare il sindaco premio ai ragazzi che sono stati bravissimi. Sicuramente adesso un applauso intanto per i ragazzi che sono stati, ripeto, eccelsi nel ballo. Li ringraziamo e speriamo di rivederci presto. Dovete fare la foto? Scusa. Dobbiamo ringraziare. Presidenti. Quindi. Un attimo di pazienza per favore. Dobbiamo ringraziare i due presidenti. Abbiamo notato come è stato gradito. Gradita la parentesi di ballo liscio, è stata resa possibile grazie alla passione di due presidenti di associazioni di ballo amatoriale che vogliamo assolutamente ringraziare. Giuseppe Gianfelice col suo gruppo a Santa Ninfa, che chiamiamo sul palco per favore, assieme a Lillo Valenti col presidente del gruppo di Partanna, grazie per favore sul palco. Avviciniamoci al centro della. Ecco, ci avviciniamo al centro così. Del palco. Complimenti. E l'applauso della piazza di Gibellina. Eccolo qua.
anche i due presidenti delle associazioni sono stati premiati dalla parte del sindaco. Siamo felici, un premio te, perché adesso anche il centro di un'anziana di Partano è stata premiata. Io ringrazio in maniera particolare Davide Testa, che ha voluto invitarci personalmente. È stato veramente un piacere per due motivi. Primo, perché vedo che è stata una serata stupenda, e poi perché nell'ambito di questa sagra del melone giallo hanno voluto inserire il ballo. Per me il ballo, e per tanti, è la medicina dell'anima, specialmente di quel segmento di età che tanto ha bisogno di... È un momento di gioia, di accomunità tutti quanti. Ringraziamo intanto la nostra amministrazione civica di Gibellina, il signor sindaco Nevoretti, il grande amico Davide Testa, che io ogni tanto sbaglio nel nominarlo. E come diceva il nostro amico Lillo Valente di Partanna, già loro con un'esperienza pluriennale, noi siamo soltanto dei neofiti, Santa Nimba, un paese qua vicino, che ci ha dato questo pregio, ma l'onore più grande l'abbiamo ricevuto essendo stati ospitati da questa bellissima piazza e dalla civica amministrazione. Signor sindaco, grazie per la sua squisita attività neoeletta e grazie per averci ospitato a darci questo onore, perché grazie al ballo siamo riusciti ad accomunare tante di quelle persone che spesso e volentieri vivevano sole in una solitudine. Grazie e buona festa e buona riuscita a tutti. Sei la parte del sindaco, sicuramente. Non sapeva nulla. Ma noi ci teniamo particolarmente a ringraziare la città di Gibellina tutta e chiaramente il sindaco in rappresentanza dell'amministrazione comunale tutta. Essendo il primo cittadino, il minimo che possa essere. Grazie. Giustamente sulla console della stanza del sindaco verrà messa in bella mostra anche questa parte. Grazie a tutti. A questo punto, il sindaco deve dire qualcosa. Grazie a Davide comunque, che è quello che un po' ha guidato l'organizzazione di questa sagra. Stasera possiamo dire che è andata molto bene e chiaramente ognuno di noi ha dato il contributo, tante persone hanno dato il contributo, ma lui è stato quello che ha guidato un po' l'organizzazione, quindi ancora grazie. Grazie a voi davvero, grazie di tutto. Chiaramente io non posso prendermi il merito da solo, devo ringraziare Nicola Cardo, grandissimo supporter, lavoro, fratello, confronto. Desiree Giancana, il prezioso lavoro di Salvatore Casciotta da Partanna, con cui collaboriamo regolarmente nell'organizzazione di eventi, e la presenza e supporto anche di Castelvetrano Shopping. Siamo tutte associazioni no profit territoriali e ci fa piacere evidenziarlo. Grazie. Mi lodo da solo, c'è anche RCV, ecco, vogliamo dire che c'è RCV Radio Network. Un applauso a RCV? Grazie, non so. Spontaneo come braccio, come un applauso. Non posso esporre l'elenco di tutti i ringraziamenti, certamente non posso che ringraziare gli sponsor, i major sponsor, Dolce Onorio, ecco. Taoil, dei fratelli tanto. È un po' di carica magari. Signori, scusate, io lo interrompo perché già è... che abbiate 16, 15, 10, 60, 70, 90 anni, non importa. Balliamo, divertiamoci sanamente per come abbiamo fatto finora. Ballo. Adesso è arrivato il momento di aprire un po' la discoteca per tutti quanti, faremo ballare un po' tutti gli amici che hanno voglia di far festa tutta la notte. Vai con le luci, vai con la musica, ma soprattutto il genio vuole vedere le braccia concerte così, perché la discoteca non è così come un cinema, la discoteca è divertimento. Che si ha vuelto una locura, e tu estás bien dura.
Conclude così questa lunga notte gialla di Gibellina, la prima sagra del melone giallo. Ve l'abbiamo descritta, ve l'abbiamo raccontata con le nostre immagini. Abbiamo sentito naturalmente le voci dei protagonisti, il sindaco Sutera che con la sua giunta, i suoi collaboratori, i suoi assessori hanno partorito questa grande manifestazione in appena 25 giorni. È un modesto, diciamo, contributo, appena 4.000 euro come hanno detto loro stessi, hanno affidato tutta la realizzazione a Distretto Belice, quindi a Davide, a Desiree e a Nicola. L'hanno collaborato anche Salvatore Casciotta, Castelvetrano Shopping, e quindi a tutti loro naturalmente va il nostro ringraziamento. Grazie anche a voi di essere stati con noi.